Buon 1° maggio a tutti. Questa giornata è dedicata tradizionalmente al nostro ultimo addestramento acrobatico, proprio qui a Rivolto, nella nostra casa, la casa delle Frecce Tricolori. Quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus che ha sconvolto la vita di tutti noi, tutto questo non sarà possibile. Abbiamo però deciso di regalarvi una piccola sorpresa. Una sorpresa per i nostri amici, gli amici del Club Frecce Tricolori, che rappresentano di sicuro il nostro seguito più affezionato. Ma non solo, a tutti coloro che hanno mostrato la loro vicinanza chiedendoci di tornare quanto prima a colorare i cieli con le nostre manifestazioni e a stendere il nostro tricolore, che con la forza del suo messaggio di speranza e coesione ci ha uniti ancora più lo scorso 25 aprile. Noi continuiamo ad addestrarci per questo, ma per ora, con responsabilità e rispetto, vi chiediamo di restare a casa e godiamoci insieme questo virtual air show delle Frecce Tricolori. Buon divertimento! Frecce Tricolori si è autorizzato al decollo. Cogliamo le Frecce Tricolori alzandoci in piedi e con orgoglio, con la mano sul cuore, cantando tutti insieme sulle note del nostro emozionante inno nazionale. Destra dell'elmo di Scipio se cinca la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Il cardioide è la seconda figura acrobatica del programma delle Frecce Tricolori. Dopo aver effettuato un looping in configurazione di triangolone, la formazione trasforma in rombo più codino, il solista. Agli ordini del capoformazione si presenta proprio di fronte al pubblico per effettuare una salita in verticale. A questo punto avviene la prima grande separazione in tre sezioni, linea davanti, rombetto e solista, che da questo momento in poi effettuerà il proprio programma alternandosi con la formazione principale. La linea davanti e il rombetto effettuano due grandi fogli di quadrifoglio proprio di fronte al pubblico, per poi incrociare di fronte ad esso e al centro della display line. Dopo l'incrocio le due sezioni saliranno in configurazione di bastone in fila indiana per effettuare la linea davanti un looping e il rombetto un mezzotto cubano.
A questo punto, Ponisei guiderà il rombetto a ricongiungere sulla formazione principale per ritrasformare di nuovo a rombo o cosiddetto diamante. Tutto molto bello. A caricare, andiamo su e a sinistra ora. Lascio di tutto. Rovescio, 2-4, 2-3. Bello, 10, motore, lo riprendo, giù piano e a destra, ora più avanti, via, 3, 35, 9, 2, esterni, via, rombo, via, e no, via, colorati, andiamo su. Piedi, messi bene, pronti con i freni, freni avanti, via, andiamo su, centrati sopra il posto, 1, 3, la frattura, via, via, bianchi avanti, ora 2 dietro, ora pronti per i freni, questo avanti, via, puntando inverto, ora colorati, via, e colorati, ora stringo, perfetto, 1, dentro sei fuori, 20, 10 secondi, qui a destra, fuori, sei dentro, 1, sei fuori, sei dentro, sei a posto, copiato a posto, riduco piano piano. Ancora bene, riprendo giù e a sinistra, buona 10, prendi così, 3 e 20 col 9 e 3, 4 5 bianchi, via. Qua procedo a posto, via. E come 4 e 5, andiamo su. Vieni, rilascio di tutto.
Buona. Rovescio. 4-8, 120. Vado un po' da destra. Oh, via. Fino sul piano, ridotto e a sinistra. Prego. Bianchi dietro, via. Iniziamo a caricare. Andiamo su e a destra ora. Riduco. Rovescio, 24, 240. Qui ci sarebbe via bianchi dietro, ora fermi, così, 4, 5 avanti, via, a rombo, via. Continua su e sinistra. Stringo. Rilascio. Ora 10. Giù e sinistra. Fuori. Lo riprendo giù e a destra, trapezio, via, via di fronte, via. 3, 20, con 9, 3, colorati, via. Andiamo, su. A rombo, via, bianchi, ora ricolorati, ora in piedi, lascio il buco. Pronti, per l'apertura, via. Centrali, 1, sostengo. Puntate inverso, ora. Stringo. Due destra, uno vuoi. Due destra. Uno deve essere fuori. 20. Due destra, due secondi. L'ultima nata all'interno del programma acrobatico delle frecce tricolori, la scintilla tricolore, nel 2015. Il nome ha una genesi molto particolare, poiché è stato proposto un sondaggio al pubblico, è stato reso noto durante l'anniversario del 55esimo qui a Rivolto. Dopo il ricongiungimento dall'Arizona, le due formazioni sono pronte per affrontare la scintilla tricolore. Dopo aver dato i fumi colorati, tutti i gregari sono in posizione per affrontare la manovra. Agli ordini del capoformazione sarà la linea davanti a partire per prima in 5 direzioni differenti, subito dopo poi il numero 6 darà gli ordini al rombetto per partire nelle altre 4 direzioni differenti. Particolarità della manovra è il ricongiungimento. Infatti, dopo che i 9 aeroplani si sono separati in 9 direzioni completamente differenti, dovranno ricongiungersi nel più breve tempo possibile per essere pronti a affrontare la manovra successiva.
e a destra. Motore. Noi stand, giù e a sinistra, trapezio, via, via di fronte, via. Così, 3, 30 col 9, 3, ancora più avanti, via. Interni, via. Interni. Questa manovra nasce moltissimi anni fa, negli anni 30. Dagli anni 30 ad oggi molte sono state le modifiche apportate a questa manovra. I primi a farlo sono state le Tigri Bianche negli anni 50, volando una manovra orizzontale con un'apertura fronte pubblico. Oggi invece questa manovra viene volata in configurazione a piramidone da 9 aeroplani che, proiettati verso l'alto all'ordine del capoformazione, pronti per l'apertura via, dirigono a raggiera in 9 direzioni differenti. Contemporaneamente il solista, proveniente da destra verso sinistra, incrocia l'interno della formazione. Considerate che la difficoltà, ma anche la peculiarità di questa manovra, è che gli 8 gregari che fino a quel momento hanno seguito fiduciosamente le traiettorie del loro leader, all'ordine del capoformazione, pronti per l'apertura via, puntano verso il terreno e dirigono il loro aeroplano verso 9 direzioni differenti. Pochi secondi dopo vedremo 9 aeroplani che arrivano da 9 direzioni differenti incrociare nel medesimo punto e nel medesimo istante il centro della display line. Ora! Giù a destra. Mi, così, qui lo riprendo. E stringo. La manovra viene effettuata in configurazione di atterraggio, quindi con il carrello abbassato e i flap estesi, e si divide in 3 fasi. Nella prima fase il velivolo si presenta da lontano puntando il pubblico, effettua una discesa improvvisa verso il suolo, quasi a simulare la perdita di controllo in una fase di atterraggio. Poi la discesa si interrompe a circa 50 metri da terra e si entra nella seconda fase. Durante la seconda fase il velivolo compie delle rotazioni sia sull'asse longitudinale che sull'asse trasversale. La combinazione di queste rotazioni fa sì che il velivolo si muova in modo apparentemente incontrollato e scoordinato. In realtà il pilota, per ottenere questo effetto, muove i comandi di volo in una sequenza ben precisa, portando la barra di comando a fondo corsa su tutti gli assi. Nell'ultima fase poi il velivolo compie una salita con una rampa molto accentuata, una sorta di salita liberatoria, a simulare l'allontanamento da una situazione di pericolo. Qualche istante dopo poi il solista inverte la rotta, si ripresenta di fronte al pubblico con i fumi bianchi e vira verso destra per andare incontro alla formazione che procede in direzione opposta.